capo e vogliamo sapere com'è stato il suo approccio con la squadra biancorossa, con Vicenza, e come sono andate queste prime partite dal suo punto di vista. Quando sono arrivato qui ho capito da subito, ho visitato lo stadio, ho conosciuto la squadra e posso dire di essere molto felice di essere qui. Sono molto felice di essere qui e di essere parte della squadra. Why did you choose Vicenza and what do you expect from this new experience? Yeah, that's a good question. As a so you never know where to go, so I think this is a good opportunity for me to to show more. For me, I think Vicenza is a good choice for me, and like I say, it's a great team, and I'm happy. Yeah. Come giocatore dice è una buona opportunità per me per dimostrare di più quello che valgo ed è una possibilità anche per crescere. Anche se la situazione di classifica non è ovviamente buona in questo momento, lui è convinto di poter dare una mano a Vicenza per salvarsi. She said, although the situation and the position in the league is not the best at the moment, do you think he can give you support and give a hand in the room? Of course. Check. Yeah, to see, I know, I think we all are aware and where we are, and so it's a big challenge for us, and I think we have a lot of game coming, and I think what I see till now, we have a quality in this group, we can improve a lot, so step by step I think we can reach our goal, which is to stay in the league. Dice che è consapevole, ovviamente tutti siamo consapevoli della situazione, e che però ci sono secondo lui molte possibilità di fare un buon lavoro e soprattutto di rimanere in serie e continuare a fare un ottimo lavoro. Ovviamente questo comporta anche, diceva, scusate, ho tralasciato un dettaglio, una sfida e una possibilità di mettersi in gioco. Una curiosità, la maggior parte dei giocatori europei arrivano a giocare negli Stati Uniti in MLS quando sono un po' in là con la carriera, lui invece ci è arrivato abbastanza giovane, come mai? Come si è creata questa possibilità? He said it's very common for players, for European players, who need to get to play in the USA when they are, let's say, still not big, okay? But you made it, okay, before when you're very young, so what do you think about that? But then I need to play in MLS. Yeah, given that you're very young, if compared to other European football players who made it at, let's say, older age. Yeah. I don't know, I think, I went there, so I did what I had to do, so yeah. It's okay. I show myself there, I think there's a beginning opportunity to play. Dice che semplicemente è andato là e ha dimostrato quello che sa fare e loro gli hanno dato l'opportunità per poterlo fare. E il suo primo impatto con il calcio italiano com'è stato? Come l'ha trovato rispetto agli altri posti dove ha giocato finora? What is your first impact with the Italian football system? How did you find it if compared to other countries that you played in?
because it's in Europe and in America. It's just, yeah, it's a different way of to play football. I mean, how we see it here and how we see it there. So I think it's not that a big difference. So the impact of the in general is football. Dici che in generale il calcio è calcio e non c'è una grandissima differenza rispetto a... non ha notato nessuna grande differenza. Nelle prime 4 partite che hai giocato ci sono stati già 3 cartellini gialli. Hai un... diciamo, ti devi adattare un po' a questo tipo di gioco o fa parte un po' delle tue caratteristiche essere così, diciamo, grintoso in campo? Esatto, in questi games that play, can you already receive 3 yellow cards? Okay? So is it something that belongs to your, let's say, identity as a player? Yeah, this is not new for me. Non è nuovo per lui? I think like 2 years ago I got a lot of yellow cards, but I think that's my style of playing, you know, but... 2 anni fa dice di aver già ricevuto 3 cartellini gialli e dice che questo è in realtà il suo anche stile di gioco. So it's good to remind me that because I think now it's not that I'm gonna stop doing what I have to do, but be more careful because this is another league, so yeah. Che anche è giusto farglielo notare in modo tale che lui possa comunque non modificare il modo in cui gioca, però comunque stare un po' più attento. Because I wanna, you know, be with the team every match, so I don't want to stay out and let the team do the rest. So. Ok, e dice che comunque si tratta anche di un'altra serie e che comunque lui si deve impegnare anche perché comunque vuole far parte della squadra, sentirsi parte della squadra e non vuole rimanere fuori e lasciare che gli altri facciano tutto. A tal proposito, come ha preso, pare che il tecnico nell'ultima partita l'abbia sostituito proprio perché aveva preso un cartellino giallo subito e non voleva rischiare, no, di perdere come ha preso la sostituzione? Okay, so Jimmy asked him the substitute right after getting the yellow card, okay? So how did you feel about that? At first I feel, you know, I felt angry because I want to be on the pitch, you know, to with the team. No matter what, I want to be with the team, but I understand also that with second yellow, that can affect a lot of the team, a lot. Okay, dice che all'inizio si è arrabbiato perché comunque voleva rimanere in campo e quindi questo l'ha spronato anche a fare attenzione a non ricevere un secondo. Abbiamo già avuto modo di apprezzare le sue doti tecniche, ma dal suo punto di vista qual è la cosa che sa fare meglio in campo, cioè come giocatore, come si descrive? Okay, so we already appreciate your technical qualities, but what do you consider like your best qualities in field? Yeah, I think my quality on the pitch is I'm really aggressive and good and recovering. Essere aggressivo e molto presente anche soprattutto per salvare sempre costantemente la palla. Ecco, di aggressività ci sarà molto bisogno in questa prossima partita col Cosenza, no? Perché la posta in palio è molto alta. Because the price is very important for the team. The price that you have to pay and the consequence of that result. Yeah, we know. We know, I think we were aware of that, so... Dice di essere consapevole di tutta la squadra là. Yeah. We need to be more aggressive. I'm not talking only about me, but about everybody involved. Abbiamo bisogno di essere più aggressivi, non solo io, ma anche tutti quanti. Because, like I say, we know the reason why you are here, and we need to... You know, we need to show our support that we can make it. Sappiamo perché siamo qui e dobbiamo anche dimostrare e abbiamo bisogno anche di supporto per fare quello che dobbiamo fare. Poi chiedi,
come va la comunicazione in campo con i compagni e se hai imparato qualche parola tecnica già di calcio italiano. Okay. So he said, what about the communication with your teammates? And he would like to know if you've already learned some Italian football technical terms. Yeah, I mean, it's going well. I mean, like, we understand each other on the pitch. Va bene, si capiscono in campo. Yeah, because, I understand a couple words in Italian. Riesce a capire un paio di parole in italiano. La sua famiglia dov'è? Dove l'ha lasciata? Diciamo, lui ha cambiato tante squadre, ma ecco, di base dove si trova? You changed a lot of teams and places, so where is your family based? In Guinea-Bissau and in Portugal. Guinea-Bissau e Portogallo? Yeah. Sagrario in Portugal. E lui abitato in Portogallo. Una parola sui tifosi biancorossi, cosa vi sembra insomma della curva, dell'affetto e del trasporto che sentono in campo? What is your impact with the fans, football fans, of the Vicenza team, especially in the stadium, the affection, what they demonstrate to the team? Yeah, that's great. I love it. You know, I saw that they are behind us. The game we played here. So it wasn't like full, but this small amount of fans, they impact a lot. The brought us energy. Ha detto che lo trova fantastico, gli piace molto, e che nella partita che hanno giocato qui allo stadio, nonostante non ci fosse stato il pienone, comunque le persone che c'erano sono riuscite a dare alla squadra molta energia e si sono fatti sentire. Do you have a favorite player? A player do you like especially in football? Oh, my favorite player? Yeah, it was il suo giocatore preferito di Netflix. Yeah, I really like him. Mi piace molto. Ha un sogno nel cassetto, anche non strettamente legato al calcio. Okay, she was like, you have a dream, okay, did still keep, let's say, in your cup of work, okay? Although it's not related to football. I said that before, I really like atletismo, like athletic. Atletica. Ti piace molto l'atletica? Yeah. In passato hai praticato anche l'atletica? No, I never practiced that. No, mai. I always, always stick with football. Mi sono sempre solo occupato di calcio. Però magari un domani, insomma, non mi indegnerebbe. Se maybe it's more. It's more you will try. Maybe. Forse. Yeah. Immagino che tu non conoscessi Vicenza quando sei stato contattato. C'è qualcosa che ti ha sorpreso quando sei arrivato qui, che magari non ti aspettavi? Sì, maybe you didn't know anything about Vicenza before we called you, okay? So is there anything that you were impressed about when you first came in? Sì. The country, because I never been here in Italy. Il paese, perché non ero mai stato in Italia. And the way they received me, the club, it really impressed me. So I feel like I'm home. Il modo in cui mi hanno accolto proprio in squadra, nel club, e mi ha fatto sentire a casa. E della storia del club sapeva che c'erano stati dei personaggi importanti per la storia del calcio che sono passati da qua. Okay, he's asking if you knew that many important people in the football sector passed through this club in Vicenza in the past. No. Yeah, I saw when I arrived, so I
So I had a couple of war with a lot of people here in this club. So they showed me, they told me. L'ha scoperto quando è arrivato qui perché ha potuto parlare appunto con un sacco di persone che gli hanno dato. Like Paolo Rossi is one of the biggest. Come Paolo Rossi che è uno dei più grandi. One of the biggest stand here, so is for worldwide, I mean. Uno dei più grandi che ovviamente è conosciuto in tutto il mondo. Ha iniziato ad apprezzare la cucina italiana. If you start to appreciate Italian cuisine as well. Yeah, for sure. Certo, sicuramente. Because I love pasta and here they make the best pasta here. Amo la pasta e qui fanno la miglior pasta. Grazie.